Le scuole dell'Orione di Fano sono un polo tecnico professionale con all'interno due istituti, l'Istituto Tecnico Industriale e l'Istituto Professionale. Le nostre scuole sono un servizio pubblico aperto a tutti con l'obiettivo di offrire percorsi sia tecnici e sia professionali. Nell'ambito dell'Istituto Tecnico Industriale abbiamo due indirizzi specialistici, meccanica, meccatronica e robotica, e l'indirizzo informatica e telecomunicazioni. I percorsi invece professionalizzanti dell'istituto professionale sono l'indirizzo automotive per diventare autoriparatori o operatore alla riparazione veicoli a motore, l'indirizzo impianti elettrici, elettronici e domotici per diventare operatore o tecnico elettricista e l'indirizzo operatore meccanico per diventare appunto un metalmeccanico, un operatore di precisione. I luoghi a disposizione si sviluppano su un ampio spazio di 8.000 metri quadri, ovviamente dedicati ai tanti laboratori specialistici di indirizzo. Un attrezzato centro sportivo, dove i ragazzi possono svolgere qualsiasi attività fisica e motoria. Anche uno spazio dedicato allo studio e alla lettura, grazie ad una fornitissima biblioteca dotata di testi e di riviste. Inoltre un ampio auditorium, un teatro disponibile per assemblee e performance teatrali. Nella scuola troviamo anche una mensa scolastica della quale i ragazzi si possono servire. I caratteri della nostra scuola sono la qualità dei percorsi, l'innovazione dei laboratori, sempre in continua evoluzione e trasformazione, un forte investimento nella didattica multimediale e naturalmente nella didattica che utilizzi un metodo, quello preventivo, e una scelta naturalmente altamente qualificata del personale docente. L'Istituto Tecnico Industriale Don Orione offre due percorsi di studio: informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Il biennio è comune ai due indirizzi e l'impostazione di studi è tecnico-scientifica. Accanto alle materie generali ci sono discipline come informatica e disegno e molti laboratori d'avanguardia di chimica, di fisica. All'Istituto Tecnico, sin dal biennio, si lavora con i tablet e con i libri digitali che vengono forniti in dotazione gratuita ad ogni studente. Tutti i processi di apprendimento si basano su metodologie digitali didattiche e i docenti sono costantemente formati sull'uso di software e strategie di apprendimento attraverso la tecnologia. Alla fine del biennio ogni studente sceglie il proprio percorso. Nel triennio, metà delle ore curriculari, quindi ben 16 ore su 32, sono dedicate alle discipline di indirizzo meccanico per l'area meccatronica e ben 16 ore alle discipline informatiche per la relativa specializzazione. È parte integrante del triennio l'esperienza di alternanza scuola-lavoro con le più importanti aziende del territorio, dove poi molti studenti approdano alla fine del percorso scolastico. Nel triennio di informatica e telecomunicazioni si studiano i linguaggi di programmazione, si progettano sistemi di elaborazione dati e reti di telecomunicazioni, si producono software, siti e applicativi multimediali. Nelle attività di laboratorio, infatti, si pianifica lo sviluppo di reti aziendali, si realizzano infrastrutture per l'automazione di servizi e si programmano anche degli esemplari di robot. La nuova avanguardia dell'indirizzo informatico è l'intelligenza artificiale. L'obiettivo è quello di imparare facendo, di sperimentare con creatività in una realtà d'avanguardia stimolante e sempre collaborativa. Nel triennio di meccanica e meccatronica si studia la meccanica, l'elettronica per le applicazioni nei processi di automazione industriale e robotica, la tecnologia che prende in esame i materiali e le tecniche di produzione meccanica. I progetti sono sviluppati con software per il disegno bidimensionale, il CAD, e tridimensionale, Solid Edge, e sono realizzati con applicativi compatibili con macchine, braccia meccaniche e centri di lavoro. Fondamentale nell'indirizzo è la parte laboratoriale di estrema avanguardia, dove si realizzano elementi e componenti meccanici, ad esempio il sistema di biella manovella, il disegno di pistoni, la testata del motore.
Al termine del percorso, il perito informatico e il perito meccanico possono inserirsi come responsabili di settore nelle numerose realtà aziendali del territorio con le quali la scuola è in continuo e costruttivo dialogo, oppure possono proseguire gli studi presso tutte le facoltà universitarie. L'Istituto Don Orione propone due indirizzi di istruzione e formazione professionale: operatore tecnico elettrico informatico, operatore tecnico addetto alla riparazione dei veicoli a motore. Il corso operatore tecnico riparatore veicoli a motore è l'ideale per tutti i ragazzi che desiderano inserirsi nel mondo dell'automotive e del motorsport. Lungo il percorso formativo, gli allievi vedranno crescere le proprie abilità teoriche e pratiche, cimentandosi in operazioni di messa a punto, manutenzione e riparazione di auto e moto. I laboratori di meccanica e autronica sono estremamente attrezzati e offrono tutto il necessario. All'inizio del percorso, dopo aver appreso le tecniche di assemblaggio e l'uso degli strumenti di misura e controllo, si affronta la manutenzione dei ciclomotori più diffusi. Gli allievi approfondiscono il motore due tempi, la trasmissione e l'impianto elettrico attraverso esercitazioni di smontaggio e rimontaggio. Nella prosecuzione del percorso, gli allievi operano sui motori delle autovetture. La scuola mette a disposizione di ogni studente un motore quattro tempi completo e con la relativa trasmissione. Negli ultimi anni il corso prevede un approfondimento dell'elettronica dell'auto. Grazie all'utilizzo di computer e software dedicati, i ragazzi lavorano sull'intero apparato di gestione di sensori ed attuatori dell'auto, occupandosi delle tecnologie più recenti, sistemi di iniezione, sistemi antinquinamento, dispositivi di sicurezza attivi e passivi, eccetera. Inoltre, lo studio dell'assetto e degli pneumatici permette loro il raggiungimento di una qualifica completa nell'ambito dell'automotive. L'operatore e il tecnico elettrico informatico opera nell'installazione, verifica, collaudo e certificazione di impianti elettrici civili e industriali, nella configurazione di software e impianti domotici e nell'automazione industriale. Il percorso fornisce specifiche basi di elettrotecnica, elettronica, teoria impianti, disegno e progettazione di impianti elettrici. I laboratori di impianti elettrici, elettronica e domotica, di ultimissima generazione, consentono all'allievo lo sviluppo di competenze tecnico-professionali che vanno dalla progettazione e realizzazione di semplici impianti elettrici in ambito domestico fino alla realizzazione di schemi e impianti di automazione industriale su macchine elettriche e strumenti di automazione, quali PLC, programmatori logici di controllo, negli ambienti produttivi. Infine, una particolare attenzione viene riservata agli apparecchi e impianti residenziali e industriali, ove largo spazio sta occupando l'informatica applicata all'impiantistica. La figura professionale in uscita opera con livelli di autonomia e responsabilità determinati da procedure e metodi definiti dalle specifiche progettuali. La professionalità di cui è in possesso, in termini di saperi tecnici e abilità operative, gli consente di svolgere attività di installazione e manutenzione nel rispetto più assoluto delle norme relative alla sicurezza. L'operatore e tecnico elettrico-informatico trova ampie possibilità di occupazione nel nostro territorio presso le numerose aziende del settore. All'interno delle scuole Don Orione c'è l'Agenzia per il Lavoro accreditata presso la Regione Marche con delibera regionale numero 257 del 25 maggio 2015, che istituzionalizza e regolamenta i servizi per il lavoro, quali servizio di accoglienza e informazione, consulenza orientativa che facilita i percorsi di scelta e accompagnamento al lavoro, promozione dei tirocini attraverso l'inserimento lavorativo, incontro domanda-offerta di lavoro con servizio di raccolta dei curricula delle persone in cerca di occupazione, ricezione delle richieste da parte delle aziende e individuazione e verifica dei requisiti richiesti dai candidati con l'invio dei nominativi, colloqui conoscitivi e inserimento occupazionale. È evidente la forte sinergia tra il nostro polo scolastico e il tessuto delle piccole, medie e grandi aziende del territorio.
Tutto ciò permette alle nostre scuole di avere un tasso di occupabilità dopo un anno dal diploma o dalla qualifica pari al 72% per i ragazzi diplomati all'Istituto Tecnico Industriale e del 90% per i ragazzi del Centro di Formazione Professionale. L'unicum sul territorio dei nostri percorsi di istruzione e formazione professionale è proprio il servizio di accompagnamento al lavoro, con un'occupazione garantita dallo stesso sistema scuola. Mi sono laureato all'Università Politecnica delle Marche in Ingegneria Meccanica, con votazione di 110 con lode, quindi al corso di laurea specialistico in Ingegneria Termomeccanica, sempre con votazione di 110 con lode. Il giorno dopo la laurea ho iniziato il mio percorso lavorativo all'interno di una delle più grandi realtà del settore, BS Group, azienda del pesarese che conta oltre 4.400 dipendenti, forte vocazione internazionale con le 39 filiali nel mondo, oltre 300 rivenditori certificati in 120 paesi. Lavoro all'interno della struttura BS Kaizen, dedicata al miglioramento continuo dei processi. L'ultima sfida è stata quella di applicare il metodo Just in Time in processi di sviluppo prodotto, ovvero dalla progettazione al lancio dei materiali. Le tre caratteristiche alla base di tutto il mio percorso formativo e lavorativo sono la meccanica, il problem solving, ovvero la risoluzione di criticità, e il miglioramento continuo, ovvero non accontentarsi mai del risultato raggiunto e provare continuamente a migliorarlo. Il consiglio che posso dare agli studenti è quello di capire quali sono le loro passioni, quindi identificare degli obiettivi e tracciare un percorso per raggiungerli. Ho frequentato l'indirizzo informatico al Don Orione Fano e se dovessi raccontare tutte le esperienze che ho vissuto all'interno della scuola probabilmente non finirei più. Tuttavia ci sono due aspetti che ricordo maggiormente del tempo passato a scuola. Il primo è l'enorme supporto che ho ricevuto dai miei compagni, i quali mi hanno supportato e sopportato in tutti i casi. Il secondo aspetto che ricordo con piacere sono i professori, i quali con la grandissima preparazione e il loro grande lato umano ti fanno apprezzare molto la materia che ti insegnano. Dopo il diploma mi sono iscritto alla Facoltà di Ingegneria e Scienze Informatiche e grazie alla preparazione offerta dal Don Orione sono riuscito a integrarmi molto bene nella realtà universitaria. Anche in ambito lavorativo ho avuto molte soddisfazioni. La prima è che dopo essere uscito dalla scuola ho ricevuto già varie offerte di lavoro. La seconda è che attualmente sto lavorando all'interno di un'azienda importante in ambito informatico. In conclusione posso dire che l'Istituto Don Orione mi ha dato tanto ed è una scuola che mi sento di consigliare a tutti i ragazzi che stanno cercando un valido percorso di studi.